In attesa che l'ultimo episodio della serie Valkyria Chronicles giunga anche nei territori occidentali, Sega ha deciso di proporci il primo spin-off del franchise. Valkyria Revolution si presenta come un frenetico action RPG che si allontana dalle meccaniche di gameplay tipiche dei capitoli originali e che aspira addirittura a diventare una sorta di saga alternativa a quella principale. A distanza di qualche giorno dall'esordio su PlayStation 4 e Xbox One, noi di EveryEye lo abbiamo provato a lungo ed ora siamo pronti a rivelarvi le nostre impressioni. Dal punto di vista narrativo, Valkyria Chronicles è ambientato in un universo parallelo e risulta pertanto slegato dalla trilogia principale. Gli unici riferimenti alla serie classica sono la presenza della Valkyria e del minerale chiamato Ragnite, la cui energia è divenuta il più importante carburante di tutta l'industria europea. Per entrare in possesso di questa preziosa risorsa, dunque, nel continente sono sorti numerosi conflitti fra vari paesi. Nei panni del giovane Amleth, il giocatore si troverà al comando di un manipolo di soldati da cui dipende il destino della guerra. La trama di Revolution nelle prime ore di gioco assomiglia molto a quella del primo Valkyria Chronicles, salvo poi assumere caratteristiche proprie ed originali. L'unico vero difetto imputabile alla narrazione è forse la presenza di alcune cutscene eccessivamente lunghe, che il più delle volte tendono a smorzare il frenetico ritmo dell'avventura. Al di là della storyline, è il gameplay l'aspetto più interessante di tutta la produzione. Il sistema di combattimento risulta un miscuglio tra le caratteristiche di un action game e quelle di un gioco di ruolo. Innanzitutto, sul campo di battaglia, i personaggi non si muovono più uno alla volta come invece accadeva in passato, ma avanzano ora in gruppi composti da un massimo di 4 unità, e il giocatore può cambiare il soldato controllato in qualsiasi momento attraverso l'utilizzo della croce direzionale. Rispetto ai predecessori, inoltre, un maggior focus è riposto negli scontri corpo a corpo. L'attacco base dei soldati è però vincolato da una specie di barra ATB, la cui ricarica dipende dal morale delle truppe. In sostanza, migliore sarà l'andamento della battaglia e più velocemente riempiremo l'indicatore. Oltre agli attacchi fisici, i combattenti dispongono di abilità speciali come incantesimi magici ed armi da fuoco, dotati entrambi di un numero limitato di utilizzi. Un'altra importante novità è senza dubbio rappresentata dagli stati alterati, che possono affliggere tanto il nemico quanto le nostre unità. Incantesimi e abilità secondarie hanno infatti un'alta probabilità di indurre stati di panico o sorpresa nei personaggi colpiti. Ad indebolire un gameplay piuttosto interessante è purtroppo la ripetitività delle missioni, sia primarie che secondarie, che ci chiederanno quasi sempre di eliminare i nemici in arrivo e conquistare avamposti imperiali. Anche le missioni libere, e quindi slegate dalla storia, finiscono per assomigliarsi tutte tra loro e tendono quindi ad annoiare molto presto il giocatore. Sul fronte tecnico, al netto di un ottimo art design e di un colpo d'occhio tutto sommato abbastanza piacevole, Valkyria Revolution non sfrutta appieno le potenzialità delle console di corrente generazione, presentando tempi di caricamento troppo lunghi ed animazioni facciali che non si sincronizzano adeguatamente con il parlato. A risollevare le sorti del comparto audiovisivo ci pensa fortunatamente un'eccellente colonna sonora ed un magnifico doppiaggio in lingua giapponese. Nonostante qualche imperfezione tecnica, il nuovo Valkyria Revolution si è rivelato un action RPG di tutto rispetto. Il nuovo combat system ci è parso frenetico e molto divertente, anche grazie agli ottimi spunti strategici presenti sul campo di battaglia. Resta comunque da migliorare sia il bilanciamento della difficoltà complessiva, sia la varietà delle missioni principali ed opzionali. Si tratta insomma di mancanze che speriamo possano essere risolte del tutto nei prossimi sequel di questo interessante spin-off. Dinanzi al coraggio e dalle qualità di Valkyria Revolution, tuttavia, non possiamo far altro che consigliarne l'acquisto sia agli appassionati di action RPG, sia a tutti i fan della saga originale.